Ciao a tutte, tutti e tutto. Spero vada tutto bene con questa diretta. Non sono molto pratica. Allora, siamo qui per il quarto appuntamento, per la quarta non lezione di fuori classe, organizzata da Non Una di Meno Milano e Friday for Future, per approfittare di questo periodo di reclusione forzata per affrontare altri temi, temi che magari non vengono affrontati così facilmente nelle scuole. Il tema di oggi, questa non lezione dovrebbe essere una non lezione di sociologia, ma in realtà appunto tiene un po' insieme sociologia, economia, genere. Questa rigida divisione molto spesso tra materie molto spesso non aiuta. Quindi diciamo, l'abbiamo voluta definire come una non lezione di sociologia, ma in realtà gli stimoli e gli approcci sono vari e diversi. Io sono Lucia, scrivetemi se qualcosa non dovesse funzionare bene a livello di audio, video, perché appunto non sono propriamente brava con le tecnologie. Il tema di oggi è il lavoro delle donne, quindi il rapporto appunto tra genere e lavoro. Innanzitutto, in questa non lezione farò riferimento ad alcuni testi. Il primo è Il Calibano e la strega di Silvia Federici. Poi c'è un articolo di Nancy Fraser che si chiama Contradiction of Capital and Care, quindi contraddizione tra capitale e cura. La grande trasformazione di Polanyi e The Three Worlds of Welfare Capitalism di Espen Andersen. Ok. Allora, donne e lavoro. Inizierei con una breve ricostruzione storica, purtroppo i tempi sono un po' stretti, cercherò di essere brava. Le donne, iniziamo col dire che le donne hanno sempre lavorato, sono sempre state attive nella produzione sicuramente, ed una divisione di lavoro tra uomini e donne c'è sempre stata, considerando che appunto le donne sono sempre state, si sono sempre differenziate per la capacità di riprodurre vita e quindi ovviamente anche la gravidanza è sempre stato un qualcosa con cui le donne nella loro attività riproduttiva si sono dovute in qualche modo scontrare. Una grande però novità si è avuta con lo sviluppo dell'attuale modello di produzione capitalista, ovvero appunto il capitalismo, che stabilisce l'introduzione della fabbrica come sfera, come luogo di produzione su larga scala ed esterno alla sfera domestica. Quindi se prima in gran parte, ma non totalmente, la produzione comunque poteva avvenire all'interno della sfera domestica, è la nascita del capitalismo che segna questo distacco tra sfera produttiva e sfera riproduttiva e individua la fabbrica come luogo di produzione, intanto leggo anche i vostri commenti, come luogo di produzione privilegiato e invece la casa come luogo adibito alla riproduzione e stabilisce in qualche modo una rigida divisione sessuale del lavoro che vede l'uomo come attivo nella produzione extradomestica, quindi come colui che è responsabile di portare il pane a casa, e la donna che invece viene rappresentata come la casalinga, quindi come moglie e madre che dovrebbe insomma rimanere a casa a prendersi cura della casa, appunto dei figli e della famiglia. Ora, distinguiamo innanzitutto produzione e riproduzione. Per produzione, appunto, si intende quel processo che produce beni da vendere. Quindi merci da usare o da vendere e da vendere, mentre la riproduzione è quell'attività appunto che garantisce la sopravvivenza degli stessi lavoratori, perché ogni lavoratore quando va al lavoro poi torna e deve avere del cibo, deve avere un posto dove dormire, ha tra l'altro spesso ovviamente dei figli, quindi garantire anche la riproduzione della stessa forza lavoro. C'è poi tutto il lato appunto del lavoro domestico relativo alla cura della casa, del lavoro di cura relativo alla cura delle persone stesse, figli, anziani e lavoratori. Questa distinzione è fondamentale. Eppure questa idea della casalinga, che viene stabilita un po' come ci ricorda Silvia Federici con lo sviluppo del capitalismo,
non tiene conto però di un dato di fatto, che in realtà molte donne continuano a lavorare, non stanno a casa. La casalinga in qualche modo se la può si può permettere, si poteva permettere di rimanere a casa a prendersi cura dei figli e della casa stessa, ma molte donne più povere, proletarie, per non parlare delle donne non bianche, che, come ci ricorda Angela Davis, e non solo, e tutto il filone del femminismo nero, vivevano una condizione ben diversa, in cui lavoravano e molto spesso, fino a un certo periodo, sono state addirittura schiavizzate. Quindi, diciamo, una condizione dell'essere donna vissuta in maniera ben diversa. Ma anche in Europa, lo sappiamo, cioè, lavoravano le donne, lavoravano i minori addirittura. Quindi, diciamo, la componente di classe ha sempre esercitato un ruolo, un peso specifico nel definire poi le condizioni di lavoro delle donne. Eppure, quest'idea che la donna fosse soprattutto moglie e madre, che cosa ha comportato? Ha comportato che, appunto, il lavoro delle donne, venisse e in parte venga considerato ancora come subalterno, secondario rispetto al lavoro dell'uomo, perché si sa che la donna tanto prima o poi si mette a fare famiglia, sforna bambini e quello è il suo ruolo sociale principale. Quindi il suo lavoro non può che essere in qualche modo, secondario e subalterno. L'incombenza quindi della riproduzione grava tutta sulle spalle delle donne, anche di quelle che lavorano, perché chi poi si deve prendere cura del marito, dei figli, di se stessa, della casa, è la donna, sono le donne. E questo, l'idea appunto che la donna sia innanzitutto moglie e madre porta a non riconoscere questo lavoro, quotidiano, che viene definito come un normale attributo delle donne, quindi svolto gratuitamente, e non riconosciuto appunto come lavoro. Non è un caso che negli anni 70, più o meno, tra Italia e Stati Uniti si sviluppa un movimento, il Movimento per il riconoscimento del salario per il lavoro domestico, che voleva esattamente questo. Diceva: ma come, noi svolgiamo questo lavoro quotidiano invisibile che non ci viene riconosciuto, vogliamo essere pagate. È stata una grande provocazione per dire: guardate che quello che noi facciamo, questo lavoro, è fondamentale per la stessa produzione, è importantissimo, senza di noi non si può andare avanti. Nel frattempo poi le cose cambiano, soprattutto nel dopoguerra, in particolare a partire dagli anni 70, nella nostra società in particolare, si registra un ingresso maggiore delle donne nel mercato del lavoro. Si può parlare di femminilizzazione del lavoro, intesa ancora in senso quantitativo, ma quali lavori le donne hanno accesso? Erano soprattutto insegnanti, infermiere, commesse, ovvero tutti quei lavori che permettevano di riconoscere un valore economico a delle caratteristiche tipicamente femminili, perché con i bambini si relazionano le donne, perché a prendersi cura di malati, infermi, anziani sono le donne, perché a vendere con il sorriso stampato sulle labbra sono le donne, mentre altri lavori, ecco, erano un po' più difficili da ottenere e lo sono tuttora. E pensiamo che un qualcosa di simile in parte succede anche attualmente con le persone LGBTQ, perché se una persona dichiaratamente gay vuole lavorare in una profumeria o vuole fare il parrucchiere, nessun problema, ma se vuole fare l'avvocato, il notaio, il medico, ecco, magari il suo orientamento sessuale, la sua identità non può essere, diciamo, vissuta tranquillamente come una cosa normale, e molto spesso si è costretti a nascondersi. Anche lì, appunto, un riconoscimento economico di determinate caratteristiche di una persona. Quindi, femminilizzazione del lavoro in termini quantitativi, sicuramente, ma a partire dagli anni 70, però già sul finire degli anni 70, in particolare tra gli anni 80, ma ancora di più 90, e soprattutto con le misure di austerità post crisi economica del 2008, ci sono state varie riforme del mercato del lavoro che hanno portato a comprimere ed eliminare tanti diritti e tante garanzie per lavoratori e lavoratrici. Si parla di segmentazione del mercato del lavoro, di deregolamentazione, perché tutte quelle tutele, quelle garanzie che erano state ottenute con la lotta di lavoratori e lavoratrici negli anni precedenti, mi riferisco soprattutto agli anni 60 e 70,
Ecco, in una fase in cui il conflitto tra lavoratori e proprietari viene un po' meno, tutte queste garanzie vengono in qualche modo sacrificate, si iniziano a comprimere i diritti, si inizia a differenziare le posizioni lavorative. Ci troviamo attualmente, almeno in Italia, ma non solo, a vivere in un mercato del lavoro altamente segmentato, in cui c'è una componente di cosiddetti insiders, che sono tendenzialmente uomini, tendenzialmente abbastanza non propriamente giovani, ecco, sindacalizzati, che hanno accesso alle forme di lavoro più tutelate e garantite, con garanzie sindacali, che sono quelle forme di lavoro che in qualche modo sono state regolamentate e tutelate in precedenza. E poi abbiamo tutto un vasto settore di outsiders del mercato del lavoro, in gran parte donne, soprattutto giovani, molto spesso stranieri, immigrati, che hanno accesso alle forme residuali, le meno tutelate, quindi al lavoro part-time, i contratti a progetto, il fantastico mondo dei tirocini, ecco tutte quelle forme di lavoro che non sono tutelate e garantite come possono essere invece i lavori a tempo indeterminato, i lavori garantiti da un contratto stabile. È per questo che si parla ormai di femminilizzazione del lavoro anche in senso qualitativo, perché quell'idea che il lavoro delle donne fosse secondario, flessibile, perché comunque doveva sempre poi rispondere alle esigenze della riproduzione, subalterno rispetto al lavoro maschile, ecco, quei connotati che hanno caratterizzato storicamente il lavoro femminile, ormai sono diventati un paradigma che va oltre il genere stesso, soprattutto quando si parla appunto di giovani. Femminilizzazione del lavoro come modello. Questa è un po', diciamo, la situazione in cui ci troviamo attualmente. Dopo questa breve, intanto continuo a leggere i vostri commenti. Ciao. Dopo questa breve ricostruzione storica, evoluzione dell'evoluzione storica, mi volevo concentrare su alcuni punti teorici che possono essere rilevanti per poi anche fornire dei dati riguardo la condizione lavorativa delle donne oggi, sono dati del 2020. Allora, il primo tema, appunto, abbiamo parlato di produzione e riproduzione. Perché? Che cosa si evince dall'evoluzione storica della partecipazione delle donne al mercato del lavoro? Che fondamentalmente la grande differenza rispetto agli uomini è che sulle donne è sempre gravato e continua a gravare il peso della riproduzione sociale. Nancy Fraser, nel suo saggio Contradiction of Capital and Care, mette in luce come questa esigenza della riproduzione sociale sia stata affrontata storicamente in modo diverso, a partire a seconda delle diverse epoche storiche, e individua in particolare tre tipi di organizzazione, o potremmo dire tre regimi. Allora, il primo è il regime di capitalismo liberale competitivo, che nasce appunto con lo sviluppo del capitalismo stesso e che semplicemente vede la riproduzione come un'incombenza dei singoli, delle famiglie, in particolare delle donne, appunto l'imposizione, lo sdoganamento dell'idea della casalinga, della figura della casalinga, per le donne borghesi da una parte, dall'altra parte l'ipersfruttamento delle donne delle classi più povere nelle fabbriche all'inizio, in altre forme o altre forme di lavoro, è l'idea che quindi produzione e riproduzione siano fondamentalmente due sfere separate e che non comunicano tra loro. Questo, diciamo, assetto dell'organizzazione del rapporto tra produzione e riproduzione va avanti fino alla nascita del secondo tipo di organizzazione o regime di organizzazione tra produzione e riproduzione, che è quello del capitalismo a guida statale. Ovvero, a un certo punto, in parte si inizia, beh, diciamo,
soprattutto nel secondo dopoguerra, lo Stato inizia a farsi carico di alcune esigenze della riproduzione. Perché? Perché anche la produzione è cambiata, si è ormai arrivati a una produzione su vasta scala. Pensiamo per esempio al boom economico del secondo dopoguerra. C'è una produzione su larga scala, larghissima scala, e questi beni vanno venduti. C'è da sostenere quindi anche il consumo, non solo la produzione. E quindi il mantenere una condizione di riproduzione sociale minima per tutti garantisce che ci sia poi un alto livello di consumo. Lo Stato quindi assume in prima persona alcune delle responsabilità della riproduzione sociale perché è intenzionato fondamentalmente a sostenere il salario familiare. Quindi, se c'è, tra l'altro ricordiamo anche appunto che già a partire dagli anni 70, ma in parte anche prima, le donne continuano ad entrare nel mondo del lavoro, si definisce quindi quello che chiamiamo welfare state, quindi uno stato che, con welfare state intendiamo un complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene all'interno di un'economia di mercato per garantire assistenza e benessere ai cittadini, regolando anche la distribuzione dei redditi per garantire un benessere un po' per tutte e tutti. Sul concetto di welfare torno tra un attimo. Volevo prima finire questa ricostruzione di Nancy Fraser dei tre regimi di cura e capitalismo. Quindi appunto ruolo centrale dello Stato nella riproduzione sociale, fino ad arrivare però al terzo regime di organizzazione della cura e di contraddizione col sistema di produzione capitalista, che è quello del capitalismo finanziarizzato globale, che è quello in cui viviamo. Che cosa è successo? Che a un certo punto lo Stato si è ritirato dalla sua responsabilità, è venuto meno a quella responsabilità riproduttiva, soprattutto dopo le due crisi energetiche del 73 e del 79. L'idea che del there is no alternative, non c'è alternativa, dobbiamo fare tutti i sacrifici, abbiamo bisogno di politiche di austerità, purtroppo dovremo comprimere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, non ci possiamo più permettere di dare tante garanzie, tanti servizi diretti ai lavoratori e alle lavoratrici. Che fine fa la riproduzione? Viene di nuovo esternalizzata, ricade sulle spalle delle donne in particolare. Però queste donne ormai sono entrate nel mercato del lavoro in gran parte, almeno nelle società occidentali. Sicuramente possiamo parlare dell'Italia, per esempio. E allora che cosa succede? Che chi se lo può permettere, non venendo messa in discussione la divisione sessuale del lavoro che vede l'uomo come responsabile della produzione e la donna come responsabile della riproduzione, non venendo messa in discussione questa divisione sessuale del lavoro, semplicemente chi se lo può permettere delega questo lavoro ad altre donne. Pensiamo che nel frattempo si sono sviluppati vari flussi migratori e non è un caso, si sono sviluppati anche perché c'è questa, nel tempo, perché c'è stato questo incremento di domanda di lavoro femminile, femminilizzato. Quindi semplicemente chi se lo può permettere paga la domestica, paga la badante, inizialmente in italiano, poi sempre più straniere, e chi non se lo può permettere invece abbandona il lavoro. Cessa di lavorare, torna ad essere solo moglie e madre. Perché appunto in assenza di servizi diretti non c'è alternativa e rimanendo questa divisione sessuale del lavoro storicamente sedimentata, non c'è alternativa. E però anche le donne che svolgono questi lavori lo fanno, soprattutto le donne migranti, in condizioni di ipersfruttamento molto spesso. Chi può controllare cosa succede dentro la sfera domestica? Lo fanno subendo il ricatto del permesso di soggiorno molto spesso. E lo Stato cosa fa? Lo Stato ormai ha sdoganato delle politiche di trasferimenti economici alle famiglie, quindi non fornisce più servizi diretti, ma dà dei sussidi finanziari alle famiglie economici, per cui le famiglie stesse possono appunto utilizzare sgravi o fiscali, se non trasferimenti diretti, poi dipende dalle specifiche esigenze, per comprare lavoro di cura esternalizzato. L'International Labour Organization afferma che l'80% delle lavoratrici domestiche sono donne, la maggior parte sono migranti e più dell'80% lavorano in condizioni irregolari.
Ecco, per dare un quadro della situazione. Tutto questo papiello per dire cosa? Per dire che in realtà l'idea che la produzione e la riproduzione siano sfere separate, un'idea nata con lo sviluppo del capitalismo, non è in realtà vera, come oggi la teoria della riproduzione sociale ci ricorda. Cioè, che produzione e riproduzione sono necessariamente interconnesse tra loro. Il cambio di una componente, soprattutto la componente produttiva che cambia prima in genere, provoca un cambio anche nell'organizzazione della riproduzione. Io non leggo più i vostri commenti, però vado avanti. Non sono quindi sfere separate. Questo è il primo punto teorico da chiarire, questo rapporto tra produzione e riproduzione, perché appunto quando si parla di donne e lavoro è fondamentale. Secondo punto teorico da chiarire, il welfare, che cos'è? Appunto lo accennavo prima. Complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene in un'economia di mercato per garantire assistenza e benessere ai suoi cittadini. Ora, diciamo, esistono tre tipi di welfare che sono stati definiti nel 90 da Espen Andersen, è stato un po' il primo a fare questa classificazione. C'è un sistema liberale che fa affidamento soprattutto sul mercato, come accade per esempio nei paesi anglosassoni. Un sistema conservativo si basa sul ruolo centrale della famiglia nella garantire appunto assistenza, protezione, ma anche nel garantire le esigenze della riproduzione sociale, e in cui forme di sicurezza sociale dipendono dai contributi versati dai lavoratori e dalle lavoratrici. E poi un sistema socialdemocratico che invece riguarda per esempio il Nord Europa, Danimarca, Svezia, che prevede un accesso universale ai servizi sulla base della cittadinanza. L'Italia è in una condizione un po' a metà, per esempio, forse no, come vediamo in questi giorni, un sistema sanitario nazionale pubblico universale, però poi invece per quanto riguarda la sicurezza sociale ha una natura contributiva, quindi sono i lavoratori e le lavoratrici che appunto versano contributi e poi ottengono determinate garanzie. Infatti, innanzitutto bisogna distinguere tra sicurezza sociale, che sono le misure estese a tutti i cittadini in quanto tali, garantite da globalità, uniformità ed equità, e le forme di assistenza sociale che invece sono su base soprattutto contributiva, cioè i lavoratori e le lavoratrici che versano contributi, ovviamente alla luce di un contratto regolare e stabile, e ottengono ovviamente delle garanzie. Pensiamo per esempio alle pensioni. Ecco. Questa idea di questa classificazione di welfare comunque è stata poi anche criticata da alcune teoriche, soprattutto donne ovviamente. Sì, è vero che in Italia un vero welfare non è mai esistito. Ho un po' di difficoltà a tenere dentro tutti i temi, le sfaccettature, le sfumature in mezz'ora, però assolutamente commentate. Comunque, diciamo, il welfare è stato un po' un compromesso che si è raggiunto tra la forza appunto di una classe lavoratrice che per un periodo si è mobilitata notevolmente per vedere riconosciuti i diritti e garanzie, e dall'altra parte ovviamente chi invece non glieli voleva riconoscere perché ci avrebbe perso in termini economici. Quando parliamo di questo dobbiamo tener conto di una cosa, che come ricorda Polanyi nel suo libro La Grande Trasformazione, il capitalismo ha preteso in qualche modo di considerare la forza lavoro come una merce qualunque, ma non lo è. Il lavoro non è una merce. Nelle sue parole, nelle parole di Polanyi, il lavoro non è una merce di scambio, appunto, è soltanto un altro nome per un'attività umana che si accompagna alla vita stessa, la quale a sua volta non è prodotta per essere venduta. Quindi, che cosa dice Polanyi? Che considerare il lavoro come una merce qualunque ha delle gravissime conseguenze in termini sociali. Perché a noi in questa lezione sul lavoro delle donne ci riguarda e ci interessa il welfare? Perché appunto i servizi pubblici, pensiamo agli asili pubblici, pensiamo alle case per anziani pubbliche, potrebbero essere delle misure che in qualche modo incidono sicuramente sulle opportunità e condizioni di lavoro delle donne. Perché appunto è sempre un discorso relativo a su chi grava la responsabilità della riproduzione sociale.
in questo quadro che, anche perché sta per finire il tempo a disposizione, volevo presentarvi alcuni dati del Gender Pay Gap Report, che misura quindi un report sulle differenze tra uomini e donne. Si basa su un indice che va da 0 a 1, in cui 0 indica disparità totale, 1 indica parità totale. Complessivamente l'Italia ha un punteggio di 0.707 ed è 76esima su 153 paesi. Quindi non siamo messi malissimo, manco bene. Però poi andiamo a vedere come si compone questo indice all'interno. Per quanto riguarda partecipazione economica e opportunità, l'indice è dello 0.595, quindi poco più della metà. Anche qui ci sarebbe tanto lavoro da fare. Soprattutto se consideriamo che per quanto riguarda invece l'educazione, il punteggio è di 0.997. Per quanto riguarda la partecipazione delle donne all'educazione secondaria e terziaria, il punteggio è di 1, quindi completa parità. Che cosa significa? Che le donne sono formate, hanno accesso alla stessa istruzione degli uomini e però poi non hanno accesso alle stesse posizioni lavorative. Basti pensare, per quanto riguarda l'uguaglianza salariale per lavori simili, il punteggio è di 0.529. Per quanto riguarda invece le posizioni di dirigenza, legislatori, top positions, manager, l'indice è di 0.370, bassissimo. Per quanto riguarda la partecipazione politica, che è un'altra sfera, non è strettamente economica lavorativa, ma molto importante, il punteggio è di 0.267. Quindi, che cosa significa? Che le donne, appunto, pur avendo gli stessi risultati in termini di educazione, pur avendo accesso agli stessi livelli educativi, eppure non hanno accesso alle stesse posizioni lavorative. Consideriamo che la forza lavoro femminile è pari a 10,88 milioni, quella maschile a 14,45 milioni, quindi c'è comunque una differenza, sebbene poi abbiamo visto che il fatto che le donne lavorino non significa che abbiano accesso alle stesse condizioni lavorative degli uomini. I disoccupati, la disoccupazione femminile è l'11,94% della forza lavoro, la disoccupazione maschile è il 9,99%. Bisognerebbe anche vedere, tra l'altro, le differenze tra nord e sud, perché esistono. Un dato interessantissimo, secondo me, riguarda la componente part-time della forza lavoro femminile, che è pari al 32,40%. Per quanto riguarda la componente part-time della forza lavoro maschile, è pari all'8,30%. Già questo dice tutto. Perché che cosa significano questi dati? Che cosa nascondono? Nascondere il fatto che le donne, appunto, come dicevo prima, sono un po' outsiders nel mercato del lavoro, hanno accesso, vige una forma di segregazione, tanto orizzontale, perché appunto ci sono delle professioni che sono blindate per le donne, a cui l'accesso è molto difficile. Penso per esempio a ingegneria, le materie più scientifiche, per carità, ovviamente dei progressi vengono fatti e si fanno costantemente, ma la situazione è un po' questa. E poi la segregazione verticale, appunto arrivare a posizioni di dirigenza è molto più difficile per le donne. Ma questo perché? Perché resta aperta tutta la questione del rapporto tra produzione e riproduzione. Un altro problema strettamente interconnesso a questa peculiare condizione delle donne nel mercato del lavoro poi riguarda la dipendenza economica, perché ovviamente se una donna non ha accesso a un lavoro dignitoso che le garantisce indipendenza e possibilità di autosostenersi, dipenderà da un uomo. E pensiamo questo, che ripercussioni può avere nel caso di donne che si trovano a vivere in contesti violenti, con un marito, un compagno violento, come fanno a rendersi indipendenti e autonome se non hanno accesso a un lavoro e magari hanno dei figli da mantenere? Come si può chiedere a queste donne di uscire, di sforzarsi di uscire dalla loro situazione di violenza? Ovviamente è molto difficile, per non parlare poi della violenza economica, ovvero di quando un uomo esercita potere a partire dalla consapevolezza che la sua compagna, sua moglie, è in condizione di dipendenza economica dal suo salario. E quindi i soldi per fare la spesa te li do solo a questa condizione, altrimenti non te li do.
Sono tutti problemi appunto necessari da risolvere. La condizione delle donne nel mercato del lavoro è quella riportata dai dati, è quella che tante di noi vivono costantemente e quotidianamente. Lo vediamo anche in questi giorni di emergenza, in cui tante donne sono costrette a lavorare da casa e però le scuole sono chiuse e quindi chi si prende cura dei figli e dei bambini? Sempre noi, senza alcun aiuto, senza alcun sostegno. Questi sono, diciamo, punti da affrontare necessariamente e con urgenza, e va capita la radice storica e economica e sociale di questa situazione per fare in modo che l'uguaglianza non resti solo lettera morta, ma sia veramente sostanziale e materiale per tutte, tutti e tutto. Con questo io vi saluto, abbiamo concluso la nostra mezz'ora, spero di essere stata chiara e mi raccomando continuate a seguire Fuori Classe perché sono tutte non lezioni molto interessanti e stimolanti. Ciao!